Grande Fratello VIP 5, 17ª puntata. Vettarini squalificato. Brosio eliminato. Grande Fratello VIP 5, 17ª puntata. Stefano Vettarini è stato squalificato per bestemmia. Alfonso Signorini apre il collegamento con la casa del Grande Fratello VIP 5, mostrando subito la festa a sorpresa organizzata dai ragazzi per gli 80 anni di Patrizia De Blanc. La contessa si è emozionata tanto, ma pare che per lei le sorprese non siano finite. Il conduttore però deve chiarire quello che è successo con Stefano Vettarini. Il nuovo concorrente si è lasciato sfuggire un'espressione per niente piacevole, anzi, il Grande Fratello proprio non può perdonare quello che ha detto, anche se lo ha fatto senza malizia. Vettarini chiede scusa e si arrampica un po' sugli specchi, spiegando che è stata colpa della quarantena in hotel. Adesso aveva troppa voglia di spaccare ed evidentemente non è riuscito a controllarsi. Il regolamento però parla chiaro e Signorini annuncia che è ufficialmente squalificato dal gioco. Alba Parietti intanto si prepara per fare il suo ingresso in casa. Si cambia allora argomento e si parla del particolare rapporto tra Rosalinda e Diane Mello. L'attrice è stata molto male in questi giorni perché pensava che il suo fidanzato poteva vedere male il rapporto. Ai malesseri si sono aggiunti pure i consigli degli altri inquilini, che pensano che Diane stia sfruttando Rosalinda. La Mello non ci sta, anche perché quando Rosalinda soffriva per la questione delle favole di Adwa, nessuno le stava così accanto. A chiudere l'argomento è direttamente la siciliana, che spiega che le emozioni con Diane sono vere e non si sente quindi di dubitare della loro amicizia. Passiamo un attimo al televoto perché è il momento di scoprire chi sono i primi VIP salvi tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Paolo Brosio, Massimiliano Morra e Francesco Pini. I primi due concorrenti salvi sono Massimiliano e Stefania. C'è una sorpresa per la Ruta, un videomessaggio del fratello con cui ha un bellissimo rapporto e che le annuncia di essere uscito finalmente dall'ospedale dopo essere stato in coma a causa di un brutto incidente. Sorpresa pure per Paolo Brosio, la sua mamma, che fra qualche mese compirà la bellezza di 100 anni. Pare proprio che tra Diane e Francesco Pini non scorra più buon sangue. I due concorrenti litigano spesso e volentieri, lo fanno persino in diretta. Oppini si lascia sfuggire di nuovo una frase non molto felice e afferma che la Mello è passata dal letto di tutti, dal suo a quello di Rosalinda. Intanto Alba Parietti è pronta per entrare e incontrare prima Tommaso e poi il figlio. Grande Fratello VIP 5, 17ª puntata. Paolo Brosio eliminato. Chi c'è in nomination? La Parietti incontra Zorzi e ha parole molto carine per l'influencer, che infatti apprezza particolarmente. In onda intanto c'è un filmato dove Francesco racconta il rapporto con sua madre e nel momento dell'incontro inaspettato con Alba proprio non riesce a trattenersi dal piangere. Lei è felice di suo figlio, ma sicuramente non ha apprezzato alcune frasi che Oppini ha detto nella casa. Francesco si è reso conto di dover risolvere delle cose con sua madre e vorrebbe abbracciarla, quando non se lo sarebbe mai aspettato. Alba le dice che baciare Tommaso non è un problema perché è un suo amico, ma Francesco le risponde che le è venuta la voglia di diventare padre insieme a Cristina. In casa è il momento di scoprire chi è l'eliminato. Paolo Brosio deve abbandonare il reality show. Sorpresa per il compleanno della contessa De Blanc, Patrizia può abbracciare sua figlia Giada tra plastica varia ed eventuale per evitare il contagio. La Ruta racconta un momento davvero complicato, è stata stuprata. Lei non ha mai detto nulla ai suoi genitori, ma consiglia invece di farlo. Non ha potuto nemmeno denunciare perché non lo ha riconosciuto. Maria Teresa lancia un messaggio molto bello e forte per dare coraggio a tutte le donne. È tempo di nomination. Le donne devono votare le donne, mentre gli uomini votano gli uomini. Elisabetta Gregoraci nomina Stefania Orlando, Rosalinda e Diane anche. Maria Teresa nomina Elisabetta, Stefania vota Diane e la contessa fa il nome di Stefania. Francesco nomina Massimiliano Morra
e Pierpaolo Pretelli, Enoch e Andrea Zelletta lo seguono. Massimiliano nomina Francesco e Tommaso Zorzi fa invece il nome di Andrea. Vanno dunque ufficialmente in nomination Stefania Orlando e Massimiliano Morra. Il televoto non eliminerà nessuno, ma come sempre il vippone meno votato finirà nuovamente al televoto. Che cosa ne pensate di questa 17ª puntata del Grande Fratello VIP 5 della squalifica di Stefano Bettarini? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.